Ciao a tutti amici di Mattoscacco, siamo subito pronti per vedere una nuova partita. La partita che vi propongo oggi è tratta dalla seconda scacchiera del Festival Internazionale di Bucarest che si sta giocando in questi giorni. Con il bianco abbiamo il maestro internazionale ungherese Balázs Pasztors, mentre con il nero un giocatore con diversi punti elo in meno, il candidato maestro David Alexandru Botea. La partita inizia così. Adesso qualcuno avrà subito notato questa differenza elo tra i due giocatori e poi anche il risultato finale si può intuire. Però ci sono delle nozioni tattiche e dei consigli pratici che, diciamo, hanno attratto la mia attenzione nel vedere questa partita che cercherò di trasmettervi lungo la visione del video. E 4 di 6 è un inizio un po' elastico perché qui il nero non fa capire se vorrà fare 5 oppure se vorrà fare G6. In partita è andata così, dopo D6 il bianco ha conquistato il centro con la spinta D4 e questa è la mossa che io vi consiglio di fare sempre, ogni volta che il vostro avversario decide di non controllare immediatamente il centro, quindi non portare un pedone fisicamente al centro della scacchiera, io vi consiglierei senz'altro di portare voi stessi, due pedoni lì al centro. Dopo D4 il nero non ha tanti modi per continuare, però ne ha qualcuno un po' più interessante di altro. In partita è stata giocata cavallo F6 che attacca il pedone non difeso, però aprendo una piccola parentesi, in realtà in questa posizione si può anche giocare E5. È la, diciamo, la sequenza che poi sembra molto più affascinante, la sequenza che affascina il bianco sarà senz'altro questa. Io cambio al centro, lui riprende, cambio le donne. Il bianco potrebbe essere soddisfatto perché il re del nero resterà tutta la partita lì al centro della scacchiera. Però è anche vero che siamo entrati in un medio gioco in cui il cambio delle donne, diciamo, non creerà grandi problemi al re del nero. Questa è una posizione che tende al pari. E infatti, tornando una mossa indietro, diciamo che in situazioni del genere il bianco solitamente rifiuta questo cambio, ma cerca di sviluppare i pezzi per fare qualcosa di utile. Perché dopo che si cambiano le donne in quella posizione c'è realmente poco da fare per ottenere dei vantaggi immediati. La partita quindi è andata verso questa sequenza. Cavallo F6 attacca il pedone centrale, il cavallo bianco lo difende l'inc3 e a questo punto dopo G6 cavallo F3 e quindi alfiere G7. Le intenzioni del nero sono chiare, arroccare corto e dopo che si arrocca corto per provare a valorizzare l'alfiere di fianchetto. Solitamente il nero cerca la rottura o con C5 o successivamente con E5. Quindi in questa posizione alfiere 3 da parte del bianco rafforza il centro e chissà in futuro si prepara nel giocare rapidamente una batteria, quindi coordinazione alfiere donna, proprio per cambiare l'alfiere avversario. La partita prosegue, arrocco corto per il nero, donna D2 e chiaramente qui l'idea che ho annunciato prima è effettivamente e lì nell'aria, nel giro di qualche mossa verrà realizzata. A6 da parte del nero e qui viene giocata subito alfiere H6. Il nero non può evitare che questo alfiere venga cambiato, l'alfiere di fianchetto solitamente è sempre il pezzo più forte, quindi se lo cambiamo o se il nostro avversario ci obbliga al cambio, dobbiamo avere qualcosa di concreto e di tangibile, un qualche vantaggio, forse un vantaggio di spazio, un vantaggio di posizione, ma se non ho qualcosa di e immediato probabilmente vuol dire che la strategia non è stata scusate, quella corretta. B5 da parte del nero. A questo punto alfiere D3 e il bianco ancora non vuol far capire se roccherà lungo, roccherà corto oppure anche in modo sorprendente resterà con il re al centro. Cavallo C6 e a questo punto dopo il cambio arriva la rottura centrale. Allora questo fa capire fa un po' intuire che quello che voleva il bianco era aspettare che questo cavallo andasse qui. Quale poteva essere la differenza? Che magari in alcune linee il cavallo in C6 non è difeso, così come la torre dietro di lui lungo la diagonale bianca non è difesa. E quindi ci saranno alcune varianti in cui questo tempo che io da bianco potrei guadagnare contro il cavallo risulterà essere decisivo. In partita, ad esempio, dopo una possibile cattura potrebbe seguire tranquillamente o la cattura in E5 e poi successivamente metterò un alfiere in E4 per attaccare due pezzi lungo la diagonale, oppure tra le varianti interessanti senz'altro rientra questa D5 che guadagna un tempo. È chiaro che dopo la spinta in D5 il nero ha anche la casa centrale
come appoggio, quindi il cavallo si dovrà spostare, a questo punto lo sposta al centro, è vero che me lo cambi, però continueremo verso questo percorso. Alla decima mossa, quindi il maestro internazionale ungherese Balázs Pásztor decide di giocare ai 5, creando degli attacchi immediati, quindi il cavallo va in D7. E a questo punto l'idea del bianco. Guardate quanto è interessante che il bianco, rimasto con il re al centro, è riuscito a sfianchettare l'alfiere avversario, quindi il re del nero, per quanto sia stato facile per lui arroccare, avere una posizione sicura, adesso diventa una posizione un po' più rischiosa. E dopo la spinta in H4, successivamente si vuole fare H5 e provare ad aprire la colonna H. A quel punto il bianco si ritroverà facilmente con le torri, con la colonna aperta, quindi torre donna coordinati sull'H, se necessario arriverà il raddoppio delle torri. Dopo H4 cattura la parte del nero in E5 e arriva la spinta. Quindi il bianco nuovamente decide di mettere da parte l'aspetto difensivo perché vuole attaccare il suo rivale e dunque abbiamo H5 sulla scacchiera. Il pericolo è quello che dicevo prima, se il nero catturasse al centro il bianco è contento perché prende in G6, lo riprenderà. Si entra in H6, se si va indietro c'è matto in una e se re va in F6, di continuazioni ce ne sono tante, si può intuire che questo re al centro della scacchiera è un po' indifeso ed è anche facilmente attaccabile lungo la diagonale dall'alfiere, chissà in futuro dal cavallo. Oppure, se si vuole essere molto creativi, probabilmente anche dopo arrocco corto, la cattura in C3, e a questo punto non resta altro che provare nuovamente a intrappolarlo. Magari giocherà una donna in G5. Se re andasse qui, è chiaro che qui ci sono tante idee creative. Probabilmente la chiusura più bella è quella che vi mostro, quindi l'alfiere va in C4, scacca re, ti obbliga a catturare, e a questo punto arriva anche l'altra torre. Quindi, come vedete, questo re resta lì intrappolato al centro della scacchiera. L'unico modo per difendere è portare un cavallo davanti a lui, ma a questo punto si continua. Torre per cavallo. Cavallo riprende e arriva comunque il matto con il re nero lì al centro della scacchiera. Come vedete, il compenso c'era. È vero che abbiamo analizzato una variante dove è stato sacrificato un pezzo per provare a prendere l'iniziativa, ma si può intuire che il re lì in F6 non può che star male. Per evitare questa fuga, questo obbligo di portare il re in F6, forse andare in E6, eccetera, il nero ha deciso di giocare torre H8. L'idea è un'idea difensiva. Se bianco catturasse adesso in G6, il nero riprende e chiaramente non c'è più l'ingresso in H6 controllato da questa torre in H8 che difende tutto. E allora qui il bianco decide di arroccare lungo, aspettare, diciamo io faccio da bianco una mossa utile, aspetto di nel frattempo miglioro la mia posizione e poi successivamente vedrò come proseguire. Cavallo per D4, H6, mossa molto bella che obbliga il nero a tornare indietro e quando il re nero torna indietro, questa torre in H8, come vedete, non serve più a nulla. È tornata nella posizione iniziale nonostante sia stata effettuata la mossa dell'arrocco. Posizione curiosa, come perché il re ha iniziato la sua partita qui al centro, arrocco corto, la torre è andata in F8 e poi è ritornata in H8. Quindi è come se dalla posizione iniziale questo re avesse fatto re F8, re G8, che chiaramente sono mosse poco razionali. Cavallo per D4 da parte del bianco, ripresa lì al centro, e adesso alfiere 4, così come annunciavo prima, questo alfiere lì lungo la diagonale creerà delle complicazioni. La torre lì all'angoletto, all'angolino, in A8 non è difesa da nessuno, e allora bisogna spostarla. È spostata la torre, donna per D4 diventa una mossa forte perché minaccia matto. Tornando un po' più indietro, è chiaro che sul alfiere attacca torre ci potrebbe essere questa intermedia. Il pedone cattura in C3, attacca la donna, ma anche qui donna per C3 è risolutiva perché si minaccia il matto e dall'altra parte si minaccia quella torre. Quindi la situazione sarebbe totalmente sotto controllo da parte del bianco. Alfiere 4, torre B8, donna per D4, minaccia di matto, donna F8 difende. A questo punto cavallo D5 ripropone la minaccia di matto. Qual è la minaccia di matto che propone il bianco? Il bianco vuole giocare
E qui gioco per mostrarvi l'idea, una mossa qualunque, vuole giocare cavallo per e7, scacco, il re lì in g8 non ha tante case per muoversi, e dopo la cattura di donna sul cavallo, donna g7, scacco matto in una. Quindi cavallo d5 è una mossa notevole perché minaccia matto. La partita continua, cavallo f6, cambia in f6, la donna riprende in f6 e qui è una posizione totalmente sotto controllo per il bianco perché questa minaccia di scacco matto lì in g7 esiste adesso, esisterà tra tante mosse e sarà uno dei problemi che accompagnerà il nero per tutta la partita. La domanda potrebbe essere: come può il bianco chiudere la posizione? Qui vi farei pensare qualche minuto, quindi magari provate a mettere in pausa il video. E su questa posizione vi chiedo come può il bianco vincere, qual è la vittoria più immediata del bianco. Non so se avete messo in pausa il video, ma la soluzione è una soltanto ed è cercare di portare una torre in D8. Ovviamente una torre da sola non potrà andare, però se riuscissi a raddoppiare riuscirò a chiudere quanto prima la posizione. La partita è proseguita con alfiere C6 attacca torre e quando la torre è andata via è arrivata a torre D2. Preparando il raddoppio e qui il nero ha riconosciuto la sconfitta, si è arreso. Importante il dettaglio di spostare il re in B1 perché quando il bianco raddoppierà qualcuno dovrà difendere il pedone H6, o meglio, non dovrà permettere che il pedone per H6 possa o attaccare dando scacco il re che si trova in C1 oppure inchiodare la torre per rallentare la coordinazione vincente. Ok, partita molto bella, in attacco molto lineare, didatticamente molto valida, che rivediamo subito. Quindi è 4 d6, d4 cavallo f6 e dopo cavallo c3, g6 siamo nel pieno dell'apertura Pirc. A questo punto, o meglio, se il nero giocasse c6 si rientrerà nella Pirc. Se il nero gioca 6, così come ha fatto in partita, a volte si rientra. C'è una linea stretta abbastanza sottile tra l'apertura Pirc e l'apertura moderna. Tendenzialmente con il fianchetto in g7 si rientra. E siamo sempre nella moderna, però questo cavallo in F6 non va subito. Donna D2 è la mossa giocata in partita. L'idea è sfianchettare l'alfiere nero. Effettivamente si riesce con questo sfianchettamento, e quindi E5 immediata conquista il centro e prende l'iniziativa. H4 per il bianco, la ripresa in E5. Alla ripresa in E5 segue H5. L'idea è entrare quanto prima in H6. Torre H8 evita questo ingresso. Mossa di attesa sicura, facile. È coerente per il bianco come arrocco lungo. Dopo il cambio in D4 arriva H6 che crea una situazione dove il bianco è come se avesse una torre in più. Questa torre in H8 del nero, come vedete, non serve più molto. La partita prosegue, cambio al centro, si riprende alfiere 4, ottima intermedia che permette alla donna di entrare subito in gioco con minaccia di matto. Donna F8 minaccia il matto, cavallo D5 ripropone il matto con quell'idea che vi ho mostrato prima, cavallo per E7 scacco sarebbe vincente in questo momento. Cavallo F6, cambio in F6 e dopo donna F6 e il tema di matto in G7 accompagnerà la strategia del bianco un po' tutta la partita e la chiave della soluzione, perché qui esiste una soluzione, è semplicemente giocare come Balazs Pastors, ossia provare a raddoppiare le torri. E per poi portare la torre qui e quindi creare nuove reti di matto. Spero che la partita vi sia piaciuta, molto breve, molto lineare, a me è piaciuta tantissimo e sono certo che ci siano tantissimi spunti interessanti e didattici in attacco da parte del bianco. E ora per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!